Roma capitale e i pentastellati, cari amici. Roma capitale e i pentastellati. Avete saputo, vero, cari amici, che si è scoperto che Roma capitale era, diciamo, in buona parte in mano alla malavita, e anche ad alcuni settori politici deviati. Si è fatto persino il nome dell'ex sindaco Alemanno, in mano alla malavita, Roma capitale in mano alla malavita. E io vorrei collegare questo evento al Movimento 5 Stelle, perché tanti amici mi hanno scritto, tutti amareggiati. Ma che fine fa adesso il Movimento 5 Stelle? Che fine farà adesso? Che fa? Finisce il movimento a seguito delle espulsioni, recenti espulsioni, a seguito delle recenti tensioni? Io ho detto no, il Movimento 5 Stelle continua, forse continua come prima e meglio di prima. E quello che sta facendo Beppe Grillo, quello che sta facendo Gianroberto Casaleggio, quello che sta facendo il blog e anche la nascita del direttorio, è una cosa giusta, perché c'era di mezzo la restituzione da parte della pattuglia pentastellata parlamentare, della restituzione di una parte dei loro introiti parlamentari, pacta servanda sunt. Quindi è stata fatta un po' di pulizia dentro il Movimento 5 Stelle, o almeno è stata fatta un po' di chiarezza. Ma allora vedete bene, cari amici, come si incrociano gli eventi. Ora veniamo a sapere che Roma Capitale, era in mano alla malavita, tramite la malavita, tramite settori della politica e settori amministrativi. C'erano gli appalti, c'erano le assunzioni clientelari e via dicendo. Da questo punto di vista va ridimensionato il comportamento di Beppe Grillo. È chiaro che se dentro il Movimento 5 Stelle e soprattutto dentro i parlamentari 5 Stelle c'è qualcuno che non segue le regole, beh, questo qualcuno va punito, punito nel senso che va cancellato dal movimento, va estromesso. Non si vuole che il movimento lentamente, lentamente, piano piano venga fagocitato dal modus vivendi della classe politica. La classe politica in buona parte è corrotta. Vedete, c'è il grande scandalo di Roma Capitale, c'è il grande scandalo del Mose a Venezia, c'è i grandi scandali dell'Expo a Milano. Poi gli scandali della Regione Emilia, per cui nella Regione Emilia la gente non è andata a votare in grande parte. E ci sono scandali un po' dappertutto. In Campania ci sono gli scandali legati ai rifiuti, e poi ci sono gli scandali edilizi. Genova è in ginocchio per gli scandali edilizi, in buona parte. E responsabili degli allagamenti della città. E vedete, in un contesto come questo è inutile star qua ad imprecare contro Beppe Grillo, contro Casaleggio e contro il Bloc 5 Stelle. Lo sapete, no? Che la folta pattuglia parlamentare pentastellata può essere tentata dai piaceri della politica. Cioè, questa folta pattuglia pentastellata può
piano piano, piano piano, piano piano, percepire la politica non come un servizio, come un servizio, ma come una modalità per far quattrini. E questo non deve succedere. Ecco, quindi mettiamo insieme il grande, grande, grande scandalo di Roma Capitale con ciò che ha fatto Beppe Grillo e vedrete che vale quello che io ho risposto a tanti amici pentastellati, e cioè che questa del Movimento 5 Stelle con le tensioni è soltanto una battuta d'arresto, serve a chiarire meglio quelli che sono gli obiettivi del movimento. Va bene, cari amici, un breve video mattutino per far fare a tutti voi il confronto tra ciò che avviene a Roma Capitale e ciò che è avvenuto dentro il Movimento 5 Stelle. Ok? Grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.